Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come costruire il secondario di una bobina di Tesla in SSTC, praticamente allo stato solido, con del filo di rame fino e un tubo di plastica di questo tipo in PVC. Io oggi andrò a usare questo strumento qua, praticamente un avvolgitore manuale per avvolgimenti di diverso diametro, e praticamente lo trovate per, non so, 20-30 euro tranquillamente in un negozio cinese su internet. Ve lo spediscono direttamente dalla Cina, infatti qua sto scritto in cinese un po' così. Adesso io devo bloccarlo al tavolo, in questo modo. Prendiamo la morsa. Usate sempre un pezzettino di legno per bloccarlo alla morsa, perché questa qua è ghisa e si spezza, non è resistente come l'acciaio, cioè una specie di acciaio, però è un po' fragile. Qua io ho preparato dei fondi di lattina praticamente, che ci serviranno a inserire il tubo in PVC, perché se no non stava. Prima inseriamo questo. Bisogna stare attenti che non vada a rompere le balle agli altri ingranaggi, no? Mettiamo questo in questo modo e lo fissiamo con quest'altro. Una volta fissato con l'apposito bullone, sarà libero di girare senza troppi sbalzi in questo senso. Così possiamo fare gli avvolgimenti senza spezzare il filo. Qua, infatti, possiamo anche vedere che c'è un contatore praticamente che possiamo azzerare con questa levetta. Quando andiamo avanti, il contatore va avanti, e quando lo vogliamo azzerare spingiamo questa levetta. Visto che il filo è molto fino, quello che useremo, dobbiamo inserirlo in una bacinella tipo questa qua, delle marmellate, in modo che possa scorrere senza impigliarsi in altri pezzi. Vedete, adesso vi faccio vedere quanto è fino. Adesso lo azzeriamo, prendo il filo, è come un capello praticamente, non so se si vede. Ecco, si sta già bloccando. Adesso metto lo a zero e vediamo quanto è fino. Praticamente è quasi un 10 mm, cioè un 0,1. È veramente molto fino. Ecco, 0,1 mm. È un filo abbastanza fino e anche difficile da avvolgere, per questo l'ho dovuto fare su in questo qua. Mettiamo a terra e iniziamo ad avvolgere. Ecco qua la nostra bobina, praticamente l'ho finita, guardate la grandezza, no? E il filo che sto usando, cioè veramente fino. Ho fatto 1600 giri circa, però fate conto che tipo il primo dito che ho fatto qua, circa un dito di avvolgimento, l'ho resettato circa qua, quindi saranno ancora una cinquantina, quasi 100, forse 75 o 100 spire, quindi sarà tipo sui 1700 spire, sì, 1700 giri avrò fatto in tutto. Comunque è veramente fino come filo. Adesso vediamo la misura di nuovo, provo a spezzarlo. Adesso lo misuro ancora di più, cioè ancora più piccolo, mi dà 003, mentre prima l'avevo preso male. 003 mi dà 003. Quindi è veramente un filo veramente, cioè molto più fino di un cappello per intenderci. Mentre quello che ho usato per questo, dov'è cazzo il filo? È un 0,25. Questo rosso, no? Invece questo qua non so, avrà 0,28, no, cioè 0,3 circa.
Quindi questa qua ha circa 1 MHz di frequenza, questa qua 470 kHz e questo spero che abbia tipo 500 o 300, data la lunghezza del tubo, la grandezza e lo spessore. Penso che abbia tipo sui 300, spero tra i 300 e i 500 sinceramente. Questa qua è la bobina da finita praticamente, ho messo dello scotch all'inizio e alla fine per non muovere il filo, no? Praticamente questo è l'interno dell'affare, tutto quanto. Praticamente questo era il tubo iniziale, no? In grandezza, tagliato e fatto. E niente, ho messo un pezzo di scotch qua alla spira per aiutare a trovarla, anche dall'altra parte. Si vede molto però qua dentro tipo. E niente, prossimamente farò una laccatura per così almeno se uno tocca per sbaglio con un'unghia un po' messa male non lo spezza, perché è talmente fino che mi è successo che si è spezzato con unghia, l'ho toccato male, si è spezzato il filo, perché tipo penso sia puro rame, quindi è molto molto duttile e molto facile da rompere. Poi qua c'ho un praticamente un sito internet tipo extremeelectronics.com UK bla bla bla, vi metterò il link in descrizione, dove praticamente mettete un calcolatore dell'SSTC, praticamente metti la lunghezza del secondario, quanto è grossa la spira, il diametro del former praticamente del tubo. E lui ti dà una capacità, la Mirli Henry, praticamente l'induttanza, qua cosa ancora, i metri totali, tipo io ho fatto quasi 5 km, quasi 5 km di filo in teoria con questo qua, e cioè 4805 metri, 1, con i calcoli che ho fatto qua, praticamente 35 mm di former questo, l'interno, io ho misurato l'interno. Però adesso che ci penso potrei anche misurare l'esterno, che in teoria dovrei usare l'esterno. Guardate un attimo. Prendo il calibro digitale. Vediamo, intanto vediamo di azzerarlo in questo modo. C'è la misura. Sono 40 mm. Esattamente 40 mm, quindi questo qua sarà un tubo da 40. Lo vado a modificare. Praticamente al posto di 35 che c'erano prima metto 40, lui mi fa il calcolo, adesso sono a 5 km e mezzo praticamente, vediamo se riesco ad allungare, 5491 metri. Qua mi dà la picofarad, la capacità, millihenry, le tuns 43.000, anche se non credo sia giusto. Non lo so, penso sia un po' sballato sinceramente. Ah, vedete, ho messo uno zero in più. Ecco, in teoria adesso dovrebbe buttarmela giù di brutto. Infatti, due. Ah, cinque, solo 500 metri, quindi solo mezzo chilometro, ok. Infatti qua c'è, praticamente prima c'è il secondario, no? Vi calcola il secondario, poi il primario, io non l'ho messo perché non ho un primario. Mette la capacità del toroide, io ho messo 0, sì, ho messo 0, vedete qua c'è 0 e loro ci calcola tutto quanto, praticamente la capacità totale e i kHz, 230 kHz, che va benissimo praticamente, è proprio quello che mi serve, così i MOSFET non sono praticamente efficienti al massimo a questa frequenza, quindi perfetto, 240 Hz, vado a 250 ed è fatta.